Ecco qua. Ah, grazie, non. Che bello, vedi, stare a tavola con i parenti il momento più importante della giornata. Ma adesso non mi alzo da qua finché non mi sono mangiato tutto. Pasqui, dai, sbrigati, dobbiamo andare! È un'emergenza! I ragazzi di Casa Surace, volontari di protezione civile per un giorno. Com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza molto molto bella, più che altro conoscere i ragazzi del nucleo di protezione civile, capire quello che fanno, come lo fanno e quindi, come dire, apprezzare ancora di più il volontariato fatto in un certo modo, l'associazionismo e l'impegno che ci mettono loro nel fare questa cosa qua. E non mi guardare così che mi fai commuovere! Eppure tu non mi guardare così, nonna, me ne devo andare in emergenza. Ciao. No, scappo! Maledetti piromani! Non va tardi perché i condoni si freddano. E ho capito, no, mica è colpa mia se questi vengono puntuali, sembra ora di pranzo. State accorto! L'umorismo è il nostro linguaggio, quindi qualsiasi cosa noi cerchiamo di trasmetterla sempre ed esclusivamente col nostro linguaggio, che cerchiamo di raggiungere un po' tutti, onestamente. Come nasce questa idea di collaborazione con i ragazzi di Casa Surace? Abbiamo sfruttato la popolarità nel Val Oridiano e nella provincia di Salerno per quanto riguarda i ragazzi, che sono stati ben lieti una volta che gli abbiamo proposto il progetto. Hanno fatto in modo che la nostra idea, ossia quella di far capire il volontario di protezione civile come si muove all'interno della chiamata dell'incendio boschivo, e l'hanno trasposta in modo ironico, comica. Non si sa! Nonna Rosetta, mi scusi, non vorrei, però tecnicamente sarebbe impossibile. Maledetti incendi! Ogni incendio 3-4 kg per. Vabbè, dai, andiamo, dai, che recupero stasera. Vieni qua, fatti un bicchiere di vino! Scendi all'appano! Questo video è realizzato in collaborazione, anzi grazie, a Sodalis CSV Salerno. Sì, certamente, non finiremo mai di ringraziare il Sodalis, che ci mette a disposizione le occasioni per poter evidenziare quello che sono le attività di volontariato, non solo di protezione civile, ma di tutto il territorio. Pochi mesi fa, laddove su un incendio abbastanza grave, proprio qui nel territorio di Padula, ci siamo avvalsi del loro supporto, ragazzi che sono intervenuti dimostrando la massima professionalità, con degli automezzi anche molto particolari, fra l'altro, dei quali loro si avvalgono, tant'è che mi sono sentito in dovere di segnalare questa cosa al nostro comandante provinciale, che ha ritenuto elogiarli pubblicamente con un apposito ordine del giorno. Questi ragazzi che fanno il volontariato dedicano parte del loro tempo a queste attività, ma lo fanno su 365 giorni su 365. Oggi parliamo di incendi, ma loro pure durante l'inverno, le nevicate, gelate, spargimento sale, ci danno una grossa mano. Ok ragazzi, coordiniamoci. Ricky, vai fuori strada, Vale, alla camionetta, al cuore. No, ma che stai facendo là sopra? Ai tempi miei andavo a spendere l'incendio di Roma. Guarda che l'incendio di Roma è il 64 dopo Cristo. Ero nato. Vabbè, dai, andiamo che è l'emergenza. Vieni di forte. Ancora non siamo partiti, non andrei.